I podcast di La Sette, ovunque con te, in onda. Buonasera, bentornati in onda e buona domenica, sono le 20:36. Buonasera Davide. Ciao cara Concita, buonasera. Se sei d'accordo riprendiamo da dove ci siamo lasciati ieri sera. Certo. Dove eravamo rimasti, per citare un grande rientro di un grande presentatore, e io direi che ricominciamo esattamente dal tema dell'identità della nuova destra, intanto punto interrogativo. Lo facciamo a partire da un libro che ha scritto Salvatore Vassallo, docente di politica comparata e analisi dell'opinione pubblica all'Università di Bologna. Buonasera professor Vassallo, il libro si intitola Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazional conservatrice. Naturalmente gli spunti di attualità sono tutti quelli di cui abbiamo parlato ieri e qualcosa di più, perché le polemiche su la farina di grilli, le parole italiane non si sono sopite e anzi altre se ne sono aggiunte. Ne discutiamo, vedo già la grande allegria, la prospettiva di farlo, di Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. Grazie. E Laura Tecce, giornalista. Buonasera. Che da giugno vedremo su Rai 2 con il suo nuovo programma Underdog. Un momento e torniamo con voi. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, di riscatto. È una vittoria che io voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più. Quelli che vennero uccisi non erano biechi nazisti dell'SS, ma erano una banda di semipensionati. Chiedono il riconoscimento, cioè l'iscrizione all'anagrafe di un bambino che spacciano per proprio figlio, cioè, non da è che lo l'hanno fatta, scusi. Fuori da... Non bisogna partire, non bisogna esporre donne e bambini alle condizioni di pericolo. L'Italia sarà in prima linea nella difesa del cibo naturale, uno dei punti di forza del nostro Made in Italy. È un diritto l'aborto, siamo d'accordo? Non direi che è un diritto, però c'è una legge. Sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog, lo sfavorito, no? 20:43, buona domenica e benvenuti in onda. Buonasera Concita De Gregorio. Buonasera David. E allora, come ci racconta subito la nostra copertina, la domanda che ci faremo questa sera è molto semplice: che destra è emersa dopo 6 mesi di governo? Lo faremo con l'aiuto di Massimo Franco, più volte ospite in onda. Buonasera e benvenuto. Grazie. Corriere della Sera. Laura Tecce, benvenuta, giornalista, conduttrice tra poco su Rai 2 di Underdog. A giugno, un nome non scelto a caso, diciamo. Nome è chiaramente ispirato dalla definizione che ne ha dato Giorgia Meloni di se stessa. Rai 2. E buonasera al professor Salvatore Vassallo, che assieme a Rinaldo Vignati ha scritto questo prezioso libro dal mulino, Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazional conservatrice. Allora, io partirei con un flash subito da lei e poi sentiamo tutti gli altri ospiti. Perché le ultime novità, quelle che abbiamo messo anche nella copertina, Rampelli che presenta la proposta di legge per tutelare l'identità linguistica, la questione legata al cibo, i fatti di Via Rasella riscritti scena russa e molto altro ancora che abbiamo visto in questi 6 mesi, in realtà nel suo libro sono in qualche modo anticipati e raccontati ancor prima che accadessero, perché insomma, chi ha avuto la fortuna di leggerlo. Lei parla del partito di Giorgia Meloni come il terzo partito della fiamma e poi dà un'altra definizione: non possiamo definirli fascisti, postfascisti, ma afascisti. Possiamo partire da qui? Sì, noi abbiamo fatto un'analisi abbastanza approfondita, credo, su tanti aspetti di questo partito, come è stato fondato, come è cresciuto, qual è la sua organizzazione, i suoi rapporti internazionali. E io penso che questa definizione di un partito nazional conservatore sia stato conservato, se si capisce che cosa si vuole intendere, cioè un partito che è conservatore su temi che noi diciamo etici o che riguardano la regolazione della vita individuale, quindi non conservatore nel senso dei conservatori britannici sul piano economico, su quel piano ci sono un po' di sfumature, e sicuramente un partito che insiste molto su questa connotazione nazionalista. È anche un partito che è in deliberata continuità con la storia precedente della destra italiana.
non necessariamente, non era necessario, perché quando è nato nel 2012-2013 aveva espresso una vocazione diversa, ma a partire dal 2014, quando l'ha preso in mano Giorgia Meloni e con lei la generazione che l'aveva già riconosciuta come leader nel 2004, quando fu eletta come dirigente dei giovani di AN, c'è stato un recupero della continuità con il passato, rivendicato non solo attraverso il simbolo, ma attraverso il richiamo alle generazioni precedenti della destra e anche al fatto molto visibile che la classe dirigente è in larghissima parte formata da persone che derivano da quella tradizione. Però va detto che ci sono anche elementi di cesura. Sul fascismo, ad esempio, ci sono ricorrenti segnali di una lettura inadeguata, lacunosa, a volte ambigua del fascismo, che sta insieme però accanto ad una serie di posizioni molto nette e di un riconoscimento del fondamentale ruolo della Costituzione repubblicana, nella quale io devo dire con tutta onestà, penso loro cerchino di fare i conti da un po' di tempo e sono stati socializzati. Professore, scusi se la interrompo, in che senso sì. Cercano di fare i conti con la Costituzione? No, di riconoscersi nella Costituzione repubblicana, di avere interiorizzato i vincoli che la Costituzione repubblicana impone, il valore che questa ha avuto nel consentire anche ad una forza politica come quella da cui derivano di svolgere liberamente la sua azione politica, e in ogni caso sono attori politici razionali che svolgono il loro ruolo in questo sistema politico, rappresentano elettori chiaro. Del centrodestra. Chiaro, ci torniamo, sentiamo gli altri ospiti, torniamo subito da lei. Massimo Franco, dice il professor Vassallo, uno sforzo per riconoscersi nella Costituzione. Abbiamo sentito il dibattito di questi giorni sulle fosse ardeatine, abbiamo sentito variopinte opinioni ed espressioni anche da parte del Presidente del Senato sulla banda musicale di Via Rasella, ma adesso, oggi per esempio Francesco Storace si è espresso sull'imminente prossimo 25 aprile, forse possiamo vedere sì, con la grafica. In grafica. Cosa fare il 25 aprile sostanzialmente, no? Per la pacificazione, il 24 aprile... A mezzanotte, a letto tutto il giorno, il 26 sveglia alle 8 chiedendo novità. Allora, questo può essere, Massimo Franco, una declinazione, chiamiamola ironica, di quella che il professor Vassallo chiama lo sforzo di riconoscersi nella Costituzione? Ma, insomma, una cosa è certa. Il problema è capire se alcune forze ritengono che la Costituzione... sia anche loro o no. E questo, secondo me, è un tema che ha percorso la storia della destra da quando si affermò poi Berlusconi nel 94. E credo che questa sia qualcosa che, in realtà, mi pare Giorgia Meloni abbia interiorizzato. E mi pare anche che il sottotitolo del libro del professor Vassallo sia molto giusto, nel senso che è un libro che comincia a spazzare via tutte le polemiche di retroguardia, anche quando sono alimentate in modo inopinato e maldestro, a mio avviso, dal Presidente del Senato, La Russa. Penso che ci sia un'elaborazione che va ancora, deve andare avanti, ma io devo dire però sinceramente non so se riguardi soltanto la destra o riguardi più in generale una serie di partiti populisti, perché noi se pensiamo al 2018... Noi nel 2018 abbiamo avuto dei risultati clamorosi, ma anche abbiamo passato degli anni di grandissime incognite, anche rispetto alla Costituzione. Il fatto che adesso ci sia Giorgia Meloni con la maggioranza di destra, in qualche modo ci fa capire anche quanto siamo andati avanti. Io penso che espressioni come quelle che ha usato La Russa... Stiamo tirando un paese normale, questo lei vuole dire. Io ho la sensazione che siamo andati avanti, rispetto al 2018, noi siamo andati avanti. Non c'è più nessun partito che parli di uscire dall'Europa o dalla moneta unica. E non c'è più nessun partito che metta in discussione la Costituzione. Ci sono singoli personaggi che, a mio avviso, in modo pittoresco e autolesionistico, ma soprattutto che danneggiano
anche secondo me la Presidente del Consiglio, hanno verso la Costituzione e verso la storia d'Italia un atteggiamento che non credo che serva innanzitutto all'Italia, che ha altri problemi, ma forse non serve neanche alla loro parte politica. Dice. Forse fanno fatica perché è una vecchia storia, vengono da una vecchia storia. Non mi veniva in mente, David, mentre stava parlando Massimo Franco, buttavo un occhio alle cose che ci siamo detti ieri, questi ballon de sé, questi specchietti per le allodole che sono appunto la farina di grilli, la sovranità alimentare, la difesa della lingua italiana. Ieri abbiamo scherzato sul fatto che il ministro del Made in Italy, quindi dunque si dovrebbe chiamare del fatto in Italia, il suo programma Underdog lo dovrebbe rinominare se passasse la legge Rampelli, come potrebbe chiamarlo? Sì, vero, perché certo. Non si può più chiamare Underdog. Svantaggiati. L'ha usato la stessa Giorgia Meloni, quindi il problema appunto è quello che fa la Premier Giorgia Meloni e quello che fanno e dicono una serie di personaggi satellite, quale Storace che ironizza sul 25 aprile, perdonami. La russa satellite adesso, non mi riferisco alla russa, mi riferisco all'ironia di Storace sul 25 aprile. Io credo che la Premier Giorgia Meloni il 25 aprile presenzierà la cerimonia con Mattarella all'apertura all'altare della patria, quindi su questo nessun dubbio. Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione quando ha giurato da primo ministro, quindi francamente questo tono accusatorio è controproducente per chi lo usa, e ti dirò perché, Concita. Allora, il professor Vassallo usa il termine afascista con il suffisso a davanti, che indica colui che non prende posizione. Io oggi mi sono andata a rivedere, ma lo conosco benissimo, il discorso di insediamento alla Camera con il quale il Premier Giorgia Meloni ha chiesto la fiducia, e dice testualmente, parla di libertà, non ho mai provato vicinanza o simpatia nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso. Più di così che... Quindi questo non è essere afascisti, seguimi, a suffisso, negazione, cioè non è prendere posizione, è prendere una posizione nettissima. E che io oggi, 2 aprile, debba stare qua a... Io sono nata, sono coetanea più o meno del Premier, quindi comunque una signora. Sì, ok, lei preferisce essere chiamata al maschile, perché il maschile indica il ruolo, che poi siamo donne che esplicano questa funzione, però non entriamo in questo, ne parliamo un'altra volta. Volevo solo dire questo e poi concludo. Cioè, francamente, essere qua a dire ancora che persone come me o Giorgia Meloni, io faccio giornalista, non faccio politica peraltro, però dobbiamo pensare al fascismo quando abbiamo un'età in cui neanche forse mio nonno, perché sì, insomma, sì, ma non è necessario essere testimoni diretti, no? Lei l'ha detto chiaramente che non ha nessuna simpatia per i regimi dittatoriali, e io non credo che sia la novella Principe Borghese, no? Lo ricordate, però... Unio Valerio Borghese che voleva fare il golpe. Non credo che Giorgia Meloni voglia fare il golpe, neanche la russa. Però non è di questo che stavamo parlando di una politica di governo che è fatta anche da molti ministri, da capigruppo, da persone parlamentari che depositano un disegno di legge come quello di Rampelli, in cui si dice che la vera identità italiana passa attraverso la lingua. Allora, l'autarchia, sono tutti echi del passato, non occorre aver vissuto durante il fascismo per sapere che cosa è stato il fascismo. Che ha detto bene il collega Massimo Franco, che non aiutano il Premier. Però forse il segreto è questo, Franco, che tutti questi sono proposte di legge. Purtroppo succedono. Sono proposte di legge che forse servono anche a distogliere l'attenzione, torno da Salvatore Vassallo, da problemi strutturali un po' più importanti, l'attuazione del PNRR, il tema del lavoro in questo Paese, il reddito di cittadinanza, ma soprattutto l'incapacità di questo governo di spendere i soldi che dovrebbero essere spesi perché siano effettivamente assegnati. Professor Vassallo, lei pensa che questa strategia, che questo insistere sull'identità dell'italianità sia un'esigenza moderna, contemporanea, come dice Laura Tecce, oppure è una strategia dissuasiva, diversiva, volevo dire? Allora, io posso avere mie opinioni, ma come analista posso solo dire che alcune di queste proposte riflettono sicuramente una narrazione sulla base della quale è stata costruita l'idea dei Fratelli d'Italia, il suo progetto, la sua presenza pubblica.
Di altre, francamente, non so dire se siano iniziative sprovvedute di singoli che danno fastidio alla Presidente del Consiglio, che non esprimono la linea politica del Presidente del Consiglio. E dunque, se fosse così, come in alcuni casi sembra, è difficile pensare che siano parte di una strategia di dissuasione. Cioè, i due casi che lei ha citato, ad esempio, cioè sia la proposta di legge di Rampelli, sia le espressioni sconsiderate del Presidente del Senato, io penso, come è già stato detto, che siano un danno per la Presidente del Consiglio e che lei ne sia consapevole. Che sono più la dimostrazione di un altro problema, che è invece reale, che riguarda le caratteristiche della classe politica della classe di Fratelli d'Italia. Ecco, cioè, però a questo punto possiamo chiederci, questa epica dell'underdog, adesso magari lo vediamo anche con questa clip che ci racconta Meloni nelle prime conferenze stampa, nel suo rapporto con i giornalisti, ma questa epica dell'underdog fino a quanto può continuare? Ormai siamo a 6 mesi di governo, ha incontrato il premier indiano, cioè comincia, come dire, no, anche negli incontri internazionali, a farsi una piccola esperienza. È una narrazione che può continuare, secondo Trump, lei. Meloni sabato 2 marzo Washington DC. Questo poi ci sarà, dovremmo capire se appunto Trump è ancora un punto di riferimento per questa destra, visto quello che potrebbe accadere martedì, ma lo teniamo per dopo. Ma per quanto riguarda i repubblicani e Trump, credo che finché Giorgia Meloni avrà questa linea così netta sull'aggressione russa in Ucraina, il problema se sia simpatizzante dei repubblicani o dei democratici agli Stati Uniti interesserà molto poco. Agli Stati Uniti interessa che il governo italiano aderisca all'alleanza internazionale, aderisca all'Unione Europea in queste sanzioni. Detto questo, ma credo che ci sia primo un fatto che Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio non perché sia stata cooptata da qualche uomo. Questo è un elemento molto forte che secondo me viene a volte sottovalutato. C'è dietro una persona che evidentemente ha faticato molto ad emergere. Non a caso lei e Elie Schlein usano la stessa espressione, non ci hanno visto arrivare. Ecco, che è un modo per dire li abbiamo sorpresi o li abbiamo buggerati. Nessuno tutti. Si non è so accorto come... di noi fino, ecco, fino a che non siamo arrivati là. Dopodiché credo ci sia anche però un elemento di identità, io non voglio dire di vittimismo, ma certamente di far capire che partiva da una posizione estremamente svantaggiata, ma non soltanto, secondo me, rispetto alla sinistra, all'establishment, rispetto alla sua maggioranza. Tanto è vero che abbiamo visto che in questi mesi uno degli elementi un po' sottotraccia, un po' espliciti, sono state l'irritazione e la frustrazione di Berlusconi o di Salvini di fronte al riconoscimento di una leadership che in qualche modo li ha superati. Quindi quell'espressione inglese, che non voglio usare perché sennò si offende qualcuno, diciamo questa, la svantaggiata, ecco, era una svantaggiata innanzitutto verso la sua maggioranza. Sì. E questo lei sta cercando. E c'è anche un tema, riprendo quel che diceva il professor Vassallo e poi torniamo da Laura Tecce, di classe dirigente, perché la maggioranza è sicuramente indispettita, è stata indispettita, come è stato chiaro nel momento in cui si è dovuta designare Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avrebbero fatto qualsiasi cosa per andare al posto suo, questo è stato, diciamo, chi fa questo mestiere da tanti anni chiarissimo, e tuttora c'è un, diciamo, abbiamo visto Salvini sulla vicenda di Cutro, gli immigrati, cioè c'è sempre, no, un po' il desiderio di riprendere la primazia. Esatto. E tornare, diciamo, in primo piano sulla scena. Ma andiamo a vedere il ministro San Giuliano, il ministro della Cultura, a proposito di classe dirigente, perché poi Fratelli d'Italia ha dovuto, il governo l'ha dovuto comporre, i ministri li ha dovuti nominare, quindi diceva Laura Tecce, non tutti fanno il suo bene. Sentiamo se il ministro San Giuliano, per esempio, è fra coloro che lo fa. Ieri mi è venuto a trovare un amico, Crispi, che è qui presente, e mi ha regalato un libretto dove è scritto, provo a sintetizzare, non ricordo il titolo preciso, tutti i grandi scrittori sono di destra. Io ritengo che il fondatore, so di fare un'affermazione molto forte, del pensiero di destra nel nostro paese sia Dante Alighieri, perché quella visione dell'umano, della persona,
delle relazioni interpersonali che troviamo in Dante Alighieri, ma anche la sua costruzione politica che in saggi diversi dalla Divina Commedia sia profondamente di destra. Va bene, Dante Alighieri di destra, ma... E adesso sentiamo però anche Donzelli, no? Questi sono i due momenti un po' topici di questi mesi. Donzelli sul caso Cospito, accuse gravissime. Vediamo. Il terrorista Cospito, che sta utilizzando la mafia in questo momento per far cedere lo Stato sul 41 bis. Come si può vedere dai documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia, il 28 dicembre 2022 ha avuto un confronto con Francesco Presta, il killer di rara freddezza, ma non basta. Parlava con Francesco Di Maio del clan dei Casalesi, mentre parlava con i mafiosi. Sì, Cospito, ma dobbiamo concludere, onorevole. Concludo. Incontrava anche parlamentari serracchiani, Verini, Lai e Orlando, d'accordo, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie, onorevole. Allora io voglio sapere, Presidente, grazie, se questa onorevole sinistra sta dalla parte dello Stato onorevole dei terroristi con la mafia. Lo onorevole vogliamo sapere. Donzelli, la ringrazio. Oggi. Allora, vedi, la sinistra è sotto i Fratelli d'Italia, Laura Tecce, torniamo da lei, questa è la classe dirigente però del partito, no? Sono... Sì, ma quando dicevo che alcuni non mi riferivo certo a San Giuliano, di cui ho grandissima stima, e secondo me quella su Dante è una sua interpretazione, ha anche chiarito in che, per quali motivazioni secondo lui Dante aveva delle caratteristiche di destra, per quanto la contestualizzazione storica comunque sia anche difficile, perché l'Italia, no, del 1200 con i Guelfi e i Ghibellini non c'era neanche l'Italia, no, c'erano i comuni, era l'Italia del Medioevo, quindi... Che ne pensa Massimo Franco su questo punto? Le ridò subito la parola, trova d'accordo? Francamente, lascia il tempo che... Nel senso, ha dato una sua interpretazione. Su Donzelli sono assolutamente d'accordo che, insomma, la sinistra dovrebbe pensare alle persone che incontra, al di là del lessico utilizzato da Donzelli, che magari è andato un po' oltre, su questo non discuto, sì, però oltre, nella... questo l'ho sempre detto in tutte le trasmissioni quando sono stata invitata. Adesso non torniamo su però, quel punto, esatto, però, insomma, non vorrei tornare su questo, ma non mi riferivo però, certo a loro due. Incontrare detenuti e anche detenuti accusati di terrorismo non è un diritto, è un dovere dei parlamentari. Sì, magari, ecco, non facilitare le connessioni questo non lo fa chi visita, lo fanno le condizioni carcerarie, non lo fa il parlamentare che va a visitare, beh certo, lo fanno le condizioni carcerarie. Però quello è uno scivolone. Volevo sapere allora, Franco, se Massimo Franco è d'accordo sia su Dante, insomma, ecco, è d'accordo con la collega. Ma dunque, intanto, le forzature storiche sono sempre un errore, certo, perché cercare di applicare dei temi di 700 anni fa all'attualità è sempre un pochino azzardato e si rischia poi appunto di essere criticati, mi sembra inevitabile. Per quanto riguarda l'altra cosa, cioè la visita in carcere, credo che le parole che ha usato capogruppo era giusto, Donzelli? Mm-hmm. Donzelli, sì. Capogruppo di Fratelli d'Italia? No, non era capogruppo. Donzelli fa parte del COPASIL, è responsabile dell'organizzazione. Quindi, è responsabile dell'organizzazione. Il fatto che abbia d'Italia parlato però con un ruolo così importante, ecco, secondo me ha sbagliato. Devo dire anche però una cosa, che mi ha colpito anche l'importanza della delegazione del PD che è andata a trovare Cospito, perché anche questo forse ha favorito quella lettura strumentale, sbagliata, con delle esagerazioni che secondo me non sono accettabili, però anche lì forse sarebbe stata necessaria un po' più di cautela da parte. Cioè, dice, da una forza di governo uno si aspetta che ci sia un'altra standing. Il genere di Benedetti in queste ore fanno molto discutere queste sue dichiarazioni. Questa è una destra che ha una caratteristica primaria, che è quella dell'incompetenza. Vogliamo da lei, professor Vassallo, su questo, e poi invece vediamo sulla guerra, perché lì, anche lì sono delle cose interessanti che lei scrive nel suo libro, come Fratelli d'Italia, diciamo, anche sul tema dell'americanismo e della NATO, ha una posizione che è cambiata, sì, nel corso degli ultimi prima anni. Prima di darle la parola su De Benedetti, professore, volevo leggere dalla pagina 121 del suo libro: non solo le nomine dei coordinatori sono direttamente o indirettamente emanazione di Giorgia Meloni, ma naturalmente anche la formazione delle liste per il Parlamento. E quindi? Professor Vassallo. Sì, questo è molto importante e spesso sottovalutato. Cioè, la formazione del gruppo dirigente di Fratelli d'Italia è fortemente accentrata, guidata dal centro, ed è coesa,
sostanzialmente fatta da persone della cosiddetta generazione Atreju, cioè della generazione coeva a quella di Giorgia Meloni che veniva dal Movimento Sociale, da Enne. Ora, va detto, questo è stato anche un elemento di forza di Fratelli d'Italia, perché ha mostrato un partito coeso e ha dato la possibilità a Giorgia Meloni di apparire una leader credibile, solida. Non è vero che siano tutti incompetenti, va detto, però non c'è dubbio che la quantità di posizioni che sono state chiamate a ricoprire è molto superiore alla quantità di persone competenti del circuito così piccolo e chiuso, selezionato secondo criteri di lealtà molto rigorosi, che hanno messo insieme il gruppo dirigente di Fratelli d'Italia. Quindi oggi è evidente che hanno dei problemi e noi lo avevamo in un certo senso scritto, previsto che lei parla di criteri accaduto. Di lealtà, professor Vassallo. Cioè lei dice che il circolin, diremo, le persone che hanno costituito... Dire, sì. Ah, scusami, altre volte... No, dico... Ah, no, hai ragione, scusa. Traduci... devi mettere una multa in chiomaggio. Mi devi mettere una multa coi soldi. Allora così forse mi rendo conto di non farlo più in inglese. Il cerchio magico attorno, lei dice, è ristretto e quindi adesso come si fa a trovare le persone giuste da mettere nei posti chiave? Il criterio è sempre stato quello della fiducia, anche secondo la nuova narrazione, un criterio meritocratico. E io non ho dubbi che nelle loro intenzioni ci sia questo. Il problema è che il criterio meritocratico applicato in quel modo porta a selezionare tutte persone simili. È un gruppo troppo ristretto per essere abbastanza articolato da contenere tutte le competenze che servono per ricoprire responsabilità qui. Però sono professore chiamati. Le faccio quindi una domanda, ma non è così anche negli altri partiti e nelle correnti dei partiti? Dirlo. Cioè la selezione così. Attraverso il criterio di fedeltà, non sempre di lealtà, perché la lealtà prevede anche il dissenso, mentre la fedeltà non lo prevede. Non è la stessa cosa anche in altri partiti e addirittura nelle correnti, penso per esempio al Partito Democratico. Guardi, secondo me è un problema di misure. Un partito che aveva il 4% pochi anni fa, e che è stato costruito da un gruppo di persone che ha fatto un investimento anche coraggioso in un'impresa che poteva essere fallimentare, che si è riunito sulla base anche di fiducia fortissima che già c'era, e oggi si ritrova a dover coprire una quantità molto consistente di posti di responsabilità. Ha delle difficoltà, però va bene. Non avevano abbastanza non persone. Laura Tecce. Però questo perché la so, dire... cioè sono state selezionate sul territorio. Selezionate da consiglieri comunali, consiglieri regionali, però, persone che avevano già esperienza, non prese a caso. Quello che dice Vassallo, che scrive nel suo libro, è una cosa un po' diversa. Cioè la Lega governa da 20 anni, regioni, province, comuni. Il Partito Democratico lo stesso viene accusato di governare questo paese da ma sempre. Ma il criterio di selezione dei parlamentari è comunque derivato dalla leadership. Oggi tutte le democrazie moderne sono caratterizzate da quelle che Max Weber chiamerebbe leadership carismatiche. Okay? Non c'è una leadership tradizionale o reazionaria, però no? Nella classica divisione sociologica. C'è una leadership carismatica che caratterizza tutti i partiti. Però quello che dice lui è che non ci sono abbastanza, non c'erano abbastanza persone, cioè un partito del 3%. Le ho già detto, sono state selezionate sul territorio, non con la piana, venuti giù con la piana. No, ma certo, ma dico anche sul territorio non è che ci fossero tutti questi consiglieri. Beh, è chiaro, un partito giovane a 10 anni, ricordo che è stato fondato, su questo non abbiamo dubbi, nel dicembre 2012. Non ce n'erano abbastanza, non ce n'erano abbastanza. Adesso sentiamo Massimo Franco su questo, un momento solo, torniamo da voi. Sbagliato a mettere invece Massimo Franco a chiudere su questo tema enorme della classe dirigente. No, beh, io penso che sia vero il fatto che ci sono più posti che non esponenti della destra, però bisogna pensare una cosa. Questo è un partito, oltre che giovane, che appartiene a un filone politico che non è mai stato portato a governare in ruoli di primo piano. Cioè questa è una classe dirigente che non ha mai diretto, anche quando era nei governi Berlusconi, avevano sempre dei ruoli molto secondari. La stessa Giorgia Meloni era ministro, se non sbaglio, della gioventù. Quindi noi dobbiamo pensare che di colpo c'è un passaggio non solo di voti, ma di ruolo. Ed è questo, io adesso non vorrei fare un paragone che suoni offensivo nei confronti di nessuno,
ma è quasi come i grillini. Cioè, io credo Giorgia Meloni abbia un'esperienza e una capacità superiore. Vedo che il professor Vassallo annuisce. Superiore a Conte e a tutti i grillini. Ecco, non è questo. Però, come inesperienza, questo è un problema comune che hanno diverse forze. E quindi, in qualche modo, la grande domanda è oggi: riesce Giorgia Meloni a formare una classe dirigente che la smetta con lo sguardo al passato e capisca che sta governando l'Italia? Cioè che non si senta all'opposizione ma che diventi istituzione. Esattamente, esattamente. Però voglio dire, l'incompetenza non è un monopolio della destra, perché altrimenti siamo veramente messi male. No, no, è nei grandi numeri e nella scarsità di materia prima a volte si produce un cortocircuito. Più ancora per i grandi numeri, per il fatto che è una classe dirigente che non è stata mai nella storia d'Italia fino ad ora, fino al 25 settembre scorso, sfidata a governare con ruoli di primo piano. Sì, e c'è anche, per esempio, penso al caso di Ignazio La Russa, che viene da una tradizione di un partito novecentesco, c'è anche, come dire, un portato di risentimento storico e una sorta di revanchismo, no? Quindi sono d'accordo. Difesa, peraltro. Secondo sono me d'accordo. C'è anche un'altra cosa, Concita, se posso, vanità, peccato preferito dagli uomini, stare un po' più... evitare i titoli dei giornali. Vanità, sì, di vanità. Questo riparliamo. Vanità. Allora, Svantaggiate si chiamerà la trasmissione. Underdog si chiama. Svantaggiate da giugno su Rai 2. Grazie Massimo Franco. Grazie Laura Tecce. Grazie professor Vassallo che ha scritto Fratelli di Giorgia, è un'analisi molto accurata, il Mulino lo pubblica. La rinvitiamo presto allora, professore. E sappiamo che saranno Walter Veltroni. Ah, gli ospiti di certo, insieme di a Ruby Rubacuori, no, perché si chiama Karima al. No, però aspetta, cioè, non sono insieme. Cioè, Walter Veltroni, Alfonso Sabella, Antonio Ingroia, Peter Gomez e Karima El Marug, alias Ruby Rubacuori. Ok, da Giletti più tardi, adesso, in questo ordine. Non lo so, Concita. Grazie, noi ci vediamo sabato prossimo. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.